Salve a tutti, io sono Ugo Ferrari, ideatore del progetto di didattica sperimentale denominato Dundumba. Che cos'è Dundumba? È un laboratorio musicale rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni di età, cioè i bambini delle scuole elementari. Perché sperimentale? Perché all'interno di una matrice di metodi didattici, per così dire, classici, e mi riferisco per esempio al metodo Dalcroze oppure al metodo Orff, ho potuto inserire una nuova metodica che da circa 12 anni ho applicato e raffinato, ma solo su persone adulte. Sto parlando di particolari esercizi ritmici aventi caratteristiche tecnico-pratiche decisamente inusuali e che necessitano inoltre dell'utilizzo di apparecchiature audio in grado di trasmettere al corpo una elevatissima stimolazione alle basse frequenze. Ci sono dei suoni che si sentono con le orecchie e dei suoni che si sentono con il corpo, con i piedi, con la pancia. Si vede gli occhi? La faccia deve essere sorridente. Saltellate. Quindi il suono non viene percepito in modo esclusivamente auditivo, ma anche attraverso le vibrazioni indotte sul corpo da queste attrezzature. Così, bravo, così. Gli esercizi ritmici effettuati sopra la base metronomica, quelli che potete vedere in questo video, vengono fatti ad ogni incontro nei primi 20 minuti. Che cosa ho potuto osservare? In primo luogo, con una certa sorpresa, il grande gradimento anche da parte dei bambini più piccoli. Ed in secondo luogo, con grandissima soddisfazione, ho potuto verificare il graduale e straordinario riallineamento di quella dote che io definisco equilibrio ritmico. Il laboratorio è strutturato in questo modo. Sono previsti 7-8 incontri per ognuna delle classi dell'intera scuola. Gli incontri hanno una durata di circa 2 ore e inizialmente non vengono mai utilizzati gli strumenti musicali, cioè le esercitazioni sono effettuate solo con la voce. Ok! Poi alla voce si aggiunge il gesto, in contemporanea all'utilizzo della voce si utilizza il gesto. Ed infine vengono utilizzati gli strumenti musicali, sempre in contemporanea all'utilizzo della voce, cioè la voce viene utilizzata sempre. Qualsiasi strumento che suoniate, bisogna essere rilassati. Bisogna lasciare andare le mani, con i bracci devono aprirsi. Non deve avere impedimenti. Non vi dico delle cose così per dire. Bisogna essere sciolti. Qualsiasi cosa si faccia, dallo sport alla musica. Voce, è sempre la voce da gestire.
Incontro è dedicato alle prove d'insieme, perché l'orchestra finale è composta da alunni di più classi, fino al raggiungimento di circa 50-60 alunni per ogni orchestra. Penso che il saggio finale abbia un valore educativo e didattico soltanto se l'alunno che vi partecipa lo fa con elevata competenza ed elevata indipendenza. Hey!